Hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione a tutela del punto nascite organizzata per domani pomeriggio e ribattezzata E573 anche diverse associazioni operanti sul territorio. Abbiamo sentito il presidente della Proloco, Franco Gallì. Io vorrei dire che secondo noi non possono prevalere i canoni di economicità. Cioè il motivo per il quale il punto nascita viene chiuso sostanzialmente è quello economico, cioè la regione sta cercando di risparmiare il più possibile sulla sanità, ma purtroppo la sanità è un campo nella quale non si può parlare solo di economia, ma bisogna parlare anche di rischio, di salute e di quant'altro. Gallì ha poi posto l'accento sulle difficoltà viarie da e per Licata, su cui si era basata la proroga firmata nei mesi scorsi dall'assessorato regionale, allora diretto da Lucia Borsellino. Noi viviamo in un territorio disagiato, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, quindi le strade e via dicendo. Spostarsi in un presidio a 40-50 km di distanza può significare, purtroppo, anche nei casi più estremi, la perdita di vite umane. Quindi il criterio economico non può essere l'unico criterio per valutare, diciamo, l'economicità o meno, o l'apertura, la chiusura o meno di un punto nascita. Noi ci batteremo fino all'ultimo affinché questo criterio economico venga messo da parte e valutati anche altri criteri.